Le donne. Ho chiesto un punto interrogativo al tema che mi veniva suggerito. C'è anche un pensiero delle donne? Il punto interrogativo è d'obbligo, perché la cultura greca antica, che pure ci arriva con ricche testimonianze, non ha voci di donne dirette per noi. Se togliamo una voce incantevole, che è quella della poetessa Saffo, le donne ci arrivano sempre come voci mediate, come voci indirette. Potrebbero anche essere voci in qualche modo manipolate, adulterate. Saranno voci vere? Socrate, quasi attraverso un ventriloquio, ci riporta Diotima nel Simposio. Quel racconto meraviglioso di Eros, nato dalla povertà e dall'espediente che cerca di rimediare alle crisi, alle mancanze della povertà. E ancora Socrate, nel Menesseno, ci riporta la voce di Aspasia, un intellettuale di primo ordine, di cui sappiamo che aveva insegnato a Pericle la retorica gorgiana, gli aveva insegnato a parlare, dunque, ad essere convincente. Ma Aspasia ci arriva attraverso Socrate. Dall'altra parte abbiamo un teatro che è la forma di comunicazione per eccellenza dell'Atene democratica, del V secolo ateniese, di questo secolo d'oro. Abbiamo un teatro tragico e comico che è abitato e affollato, direi, di personaggi femminili, numerosi, forti, dirompenti. Non sono soltanto le donne quelle voci del passato che non passa, sono anche talvolta le voci del futuro che incombe. Voglio pensare, e poi qui ci lasciamo, alle Baccanti. Le Baccanti sono un altro capolavoro dell'umanità, come lo è l'Orestea, come lo sono le Troiane. Una tragedia tarda. È postuma, Euripide la scrive in Macedonia. È una tragedia con un dio in scena e con il palazzo del potere che crolla. Ci stiamo ancora domandando, come studiosi, se questo palazzo del potere crolli con quali effetti, quali erano i mezzi. Non c'era scenografia in questo teatro. Che cosa poteva succedere? Ma il pubblico lo percepiva e ne percepiva la paura. E il palazzo del potere crolla e il dio si libera dai legami e dalla prigione in cui il tiranno Spenteo crede di averlo costretto, e le donne sedotte da Dioniso lasciano le case per il monte, lasciano la città per il bosco e sono le prime ad avvertire quella forza che il dio, escluso dal potere, libera in ogni caso nella città che lo rifiuta. Sono le prime ad avvertirla, quella energia, quella forza, e le prime a sottrarsi a quell'arroganza del potente, di Penteo, che cerca di trattenerle, che vorrebbe con la forza riportarle nelle case. E se le donne sono le prime, sono proprio i pilastri della società che crollano, perché le donne, come madri, come figlie, come sorelle, sono coloro che sorreggono la società nei legami capitali e fondamentali. Dunque, credo che tutto questo ci faccia capire come i classici, più che acquietarci, ci debbano inquietare. Come siano ineludibili le provocazioni che ci vengono da questi testi potenti e come nel teatro le donne siano gli strumenti privilegiati di questa critica potente, quello sguardo eccentrico che prima coglie e poi colpisce i centri nevralgici di una logica del vivere collettivo che non è più condivisibile. Ripeto, ci sono le donne comiche che sono laboratori di utopia infiniti, oltre che di risata e di liberazione.
sono talmente forti in questa loro energia utopica di mondo da rifondare, da rinnovare, di mondo possibile, che è la filosofia ad attingere. Di questo mi sono occupata e mi sono occupata direttamente. È la filosofia platonica attraverso Socrate ad attingere a questa meravigliosa capacità e potenza delle donne comiche. E poi ci sono le donne tragiche, di cui abbiamo parlato piuttosto a lungo, e queste sono i granelli di sabbia, creature talvolta minuscole, queste madri e queste vergini, che fanno inceppare i meccanismi di una città che sembra molto bene oliata, che sembra procedere quasi in automatico, ma che rivela proprio sotto questo attacco e sotto questa critica femminile fragilità inattese. Come non essere affascinate, come non essere affascinati? Soprattutto in questa tristezza di una regressione culturale femminile che forse va più veloce e va oltre quello che ci aspetteremmo e ci aspettiamo anche dalla società nel suo complesso. Vi ringrazio.